E bentornati qui dal Masters of Review, ragazzi. Perché siamo qui oggi? Perché abbiamo una figure speciale da aprire. E di chi si tratta questa figures? Si tratta proprio di lui, ragazzi. Oggi abbiamo il principe in assoluto. Eccolo qua, ragazzi. Vegeta Super Saiyan 4. Figo. Ma adesso, ragazzi, non perdiamo altro tempo e andiamoci subito ad aprire insieme. Andiamo a fare anche il review. Ma prima, sigla. Eccoci qua, ragazzi, siamo con la figure di Vegeta Super Saiyan 4. Naturalmente l'abbiamo acquistata dal GameStop, come sempre ci siamo fatti inculare, ok? 34 euro sborsati per questa figures, ma speriamo sia bella. Comunque questa, la serie Blood of Saiyan non delude mai, Blood of Saiyans è plurale. Direttamente da Dragon Ball GT abbiamo questa special version di Vegeta Super Saiyan 4, ecco qua, la vediamo la figure. Il suo splendore e niente, andiamo ad aprire. Guardate questo lato quanto è bello. Dragon Ball GT Blood of Science, figo veramente. Naturalmente è già aperta sopra perché devono sempre levare quel cazzo di antitaccheggio. Ah no, c'è un po' di scotch qua, quindi andiamo ad operare la nostra fidata croce di Miok. Andiamo a sguainare, andiamo ad aprire questo package. Mamma mia, ragazzi, quanto è bella. Andiamola ad assemblare velocemente, tanto è facile. Qua, tac, assemblata. Qua. Qua. Andiamo a metterla sulla sua propria base e andiamo a fare questo review. Ecco qua, ragazzi, veramente una bella figures. Il colore del manto, del pelo qua sulle braccia, sulle spalle, veramente strano, veramente. Ragazzi, se lo vedete dal vivo è di un rosso veramente vivo. Dal vivo vivo, fatto la... ho ripetuto la parola, però è veramente un rosso vivo acceso. Sembra quasi un rosso fosforescente. Comunque sì, i capelli sono realizzati in modo fantastico, ragazzi, sono perfetti. Capelli di Super Saiyan 4. Andiamo a vedere
la faccia. Sì, veramente è fatta bene. Qua qua. La faccia mentre sta urlando. Sembra si stia pompando, caricando l'aura. Ecco qua. I guanti veramente fighi. La coda. E tutto il jeans. Anche dalla parte retro. Veramente sfumato bene il jeans. Sotto gli stivali colorati sempre alla perfezione. Questa figures, ragazzi, è veramente bella. Il Masters of the Review vi dice che è una figures bellissima. Aggiudicata. E quindi, ragazzi, dal Masters of the Review è tutto. Abbiamo fatto un video un po' veloce oggi, ma mi raccomando, iscrivetevi al canale, importantissimo. Lasciate un like di supporto e seguitemi su Instagram, che sono molto attivo. Vi metto il banner qua a sinistra che vi fa vedere il mio profilo, ma sotto nella descrizione del video troverete tutti i link con cui raggiungermi. Quindi, ragazzi, dal Masters of the Review è tutto, ci vediamo alla prossima, sempre qui con nuove figures incredibili. Ciao ragazzi!